Let's go, bitch! Sono sempre io, Power, il vostro guardiano preferito, e oggi vi farò un brevissimo video in cui voglio spiegarvi come prendere una delle armi a più di 170 di attacco in Destiny. In questo caso sto parlando del Mitoclasta Vex. Bene, come fare? Allora, andate nella torre, nella parte quella dell'avanguardia dove trovate i Colarei, il vendor dei titani, dei cacciatori, eccetera, eccetera, del Warlock e così via, e andate dove potete vedere i blueprint, cioè gli schemi delle armi esotiche, tutte le armi esotiche dell'anno 1 e dell'anno 2. Le varie collezioni. Lì comprate un altro Vex Mitoclast. Una volta fatto, andate dall'armaiolo, prendete la telemetria per le armi speciali e cominciate ad usare, diciamo, mi pare una quindicina di particelle di luce più o meno, per potenziare il Mitoclasta Vex. Cosa succederà? Prendendo il Mitoclasta come blueprint, cioè come collezione in questo caso, riuscirete a far maxare l'arma fino a 177 di danno, come vedete qui nel video, come sto facendo io. Io spero vi sia piaciuto questo sneak peek, così potete essere alcuni dei primi ad avere un'arma con 177 di attacco, tirarvela con i vostri amici, fare più danno se andrete a fare qualcosa in PvE e comunque avere una luce molto più alta degli altri, perché sì, conta 177. Ma ricordate che per titani e cacciatori la luce viene bloccata, mi pare, fino a 170, fino all'espansione, mentre invece per quanto riguarda lo stregone, fino a 172. Ah, un altro piccolo, diciamo, tips che vi posso dare è che se avete il necrochiasmo, bene, scartatelo e andatelo a riprendere come per il Mitoclasta e lo avrete già a 172 d'attacco. Spero vi sia piaciuto questo breve video. Let's go, bitches!